Sono Suor Pia delle Cappuccine di Napoli e a me è stato chiesto di presentare la liturgia della prima domenica di Quaresima, il Vangelo di questa domenica, che è il Vangelo delle Tentazioni, scritto da Marco. E mi sembra opportuno contestualizzare questo Vangelo all'interno del ciclo che andiamo a leggere. Noi quest'anno liturgicamente stiamo celebrando il ciclo B e il Vangelo della prima domenica di Quaresima è sempre quello delle tentazioni, presentato dai tre diversi sinottici, quindi Matteo, Marco, Luca. E quest'anno siamo in Marco che ci dà la scrittura più schematica, più sintetica rispetto agli altri evangelisti. Se lo collochiamo nel contesto del ciclo B, ricaviamo il tema della prima domenica di Quaresima. Siamo nel tema dell'alleanza quest'anno e la prima lettura che ce lo fa comprendere. Nella prima lettura leggiamo Noè salvato dalle acque con 8 persone della sua famiglia. E nella seconda lettura leggiamo un ampliamento dei salvati. Grazie al battesimo, la salvezza arriva a tutta l'umanità. Per la morte e passione, morte e risurrezione di Gesù. Allora il Vangelo. Il Vangelo rientra in questo momento di lotta. Gesù è stato dichiarato, Marco 1,11, il figlio amato. Lo stesso spirito che ha detto di lui queste parole lo spinge, lo getta letteralmente nel deserto dove deve andare a rendere efficaci queste parole sulla sua vita, passando attraverso la prova. Marco non si sofferma come gli altri evangelisti sulla spiegazione di quali sono le prove, è molto essenziale. E punta subito a dire che Gesù ne esce vittorioso. Nel momento in cui Gesù esce vittorioso, conferma su di lui quelle parole che sono state pronunciate dallo Spirito stesso. E comincia immediatamente il ministero pubblico. E infatti lo troviamo in Galilea e troviamo il primo sommario di Marco, l'annuncio rivolto a noi. Convertitevi, il regno è vicino, il regno è qui. Gesù è venuto a stabilire nella lotta con Satana la vittoria sul male, una lotta che non è soltanto di questo momento nel deserto, ma che attraverserà tutta la vita. Marco puntualizzerà tante volte in cui Gesù combatterà con Satana fino alla vittoria ultima completa della croce, sulla croce, quando tutta l'umanità sarà redenta, salvata e noi figli amati, salvati.